Buon pomeriggio da Ilaria Moscato. Buon pomeriggio da Marcellino Mariucci. Oggi guiderò l'Audi A7 Sportback, una berlina coupé con portellone, comoda per quattro persone, filante nonostante le sue dimensioni. Ed io sarò al volante della Infiniti M, un'altra berlina moderna e di gran classe, con un motore turbo diesel da 238 cavalli. Abbiamo portato le nostre macchine sulla punta più orientale del Gargano. Siamo a Vieste, in provincia di Foggia. Questa spettacolare penisola calcarea che emerge dall'azzurro del mare è l'inizio del nostro viaggio in Puglia. E questa è la piazza della Marina Piccola, di fronte alla cittadina lo scoglio di Sant'Eufemia, il faro ed il lungomolo. Il profilo di Vieste è dominato dal castello voluto dagli Svevi, il borgo è circondato da mura antiche. Ilaria, raccontiamo le tappe di questo viaggio nel Gargano. Io vi porterò alla torre di Porto Greco, una delle tante torri di avvistamento che si trovano sulla costa pugliese. Una visita da non perdere a Vieste è quella della cattedrale, e la farete con me. La nostra sosta 2 è alla Porto di Vieste. Per i saluti finali, appuntamento a Baia Gattarella con vista panoramica sulla città. Parte, andiamo. Forme disegnate con il righello e la squadra, come quelle degli aerei invisibili. Prese d'aria generose e scarichi enormi per il poderoso 6,5 litri, ma anche portiere a sollevamento verticale per non passare inosservati. Quadro strumenti dotato della raffinata tecnologia matrice attiva con angoli di visione superiori a 170 gradi e imponente tunnel centrale con relativo pulsante d'accensione. Tutto di derivazione aeronautica. È la nuova Lamborghini Aventador. Una due posti esclusivamente in carbonio da 700 cavalli che può raggiungere i 350 km orari e accelerare da 0 a 100 km orari in meno di 3 secondi. Tanto per avere un'idea più concreta dell'Aventador, basti pensare che nel tempo che si impiega a bere un caffè, circa 10 secondi, questa Lamborghini, partendo da ferma, arriva a 200 all'ora. Sul circuito di Vallelunga ha dato prova di grandissime prestazioni, determinate da un cocktail unico composto da una raffinatissima scocca in carbonio, sospensioni push road come quelle di una Formula 1, 12 cilindri generosi come pochi altri. Tutta made in Italy, con trazione integrale evoluta, la biposto del Toro ha scaricato in totale souplesse la possente mandria di cavalli attraverso grandi pneumatici su cerchi da 20 pollici, senza nulla temere e a velocità più che ardite, dimostrando di essere uno dei punti di riferimento del settore supercar. Per guidarla e averla, 315.600 euro è la richiesta. Vieste fa parte del Parco Nazionale del Gargano, coste, spiagge e insenature mozzafiato. Fra tutte le meraviglie naturali spicca il faraglione di Pizzomundo. Trazione integrale, motore benzina 6 cilindri 3000 con compressore e 300 cavalli. Bassa e larga per restare sempre aggrappata alla strada. L'Audi A7 Sportback è un concentrato di potenza e tecnologia con cui andare a spasso nel comfort più assoluto o con cui provare a mordere l'asfalto in tutta sicurezza.
Il motore ha grande allungo e tipica regolarità dei sei cilindri. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Le strade del Gargano sono immerse nella macchia mediterranea con la primavera che fa sentire i suoi profumi. Lambiscono il mare e attraversano un paesaggio che muta fra bianche rocce e spiagge. I'm going where the sun keeps shining. I giapponesi di Infiniti hanno sviluppato per il mercato europeo il motore turbo diesel dell'ammiraglia M. È un 3.000 6 cilindri, 238 cavalli, silenzioso e rapido nel salire di giri, con lievi vibrazioni solo al minimo. Insieme all'insonorizzazione è di serie un sistema di controllo attivo del rumore che dagli altoparlanti emette onde sonore di fase opposta per eliminare i rumori di fondo. L'abitacolo della Audi A7 Sportback sembra cucito addosso al pilota, con finiture di pregio su plancia e sedili. Il sistema di navigazione comprende uno schermo panoramico a scomparsa e la funzione touchpad sul tunnel per gestire tutto con un dito. È un optional che costa 3.325 euro. Vicino a questa antica torre voglio farvi notare alcuni particolari di questa Audi A7 Sportback, che nasce come modello a sé stante fra le sorelle A6 e la più grande A8. L'auto è lunga 4,97 m con una silhouette inconfondibile sia di giorno che di notte, grazie anche a questi proiettori completamente a LED introdotti su Audi dal 2008. Consumano meno energia e danno una colorazione più chiara rispetto ad una luce tradizionale. Sono dei gioielli tecnici. All'interno c'è un piccolo ventilatore che asporta il calore in eccesso e lo rimanda sul vetro del proiettore, evitando così appannamenti. Se lungo la costa sud di Vieste si va verso Pugno Chiuso, si incontra la Torre di Porto Greco, altrimenti detta dell'Aglio. È una delle tante torri di avvistamento sulla costa pugliese, punti di osservazione contro le minacce che arrivavano dal mare da parte di saraceni e turchi. Di queste torri un tempo ce n'erano a centinaia, poche si sono conservate così fino ai nostri giorni, come la Torre di Porto Greco. Costruita a metà del Cinquecento a pianta quadrata, segna l'accesso ad un vero e proprio porto naturale che in passato offriva approdo sicuro alle imbarcazioni. La tradizione dell'accoglienza e dell'ospitalità a Vieste ha un caposaldo nell'istituto professionale alberghiero intitolato ad Enrico Mattei. Il grande dirigente pubblico
fu tra i primi negli anni 50 a capire le enormi potenzialità di questo territorio. La Infiniti M ha trazione posteriore, ma un assetto morbido che favorisce più il comfort che la guida veloce. Sul tunnel c'è una manopola con cui si può cambiare lo stile di guida, compresa una funzione eco per risparmiare carburante. Il cambio automatico a 7 rapporti è di serie, così come i fari Bixeno orientabili. Lady doesn't leave her escort. It isn't fair and it isn't nice. Dopo gli incendi che devastarono il Gargano 4 anni fa, sembra che la natura con la sua forza si stia riprendendo i propri spazi, cancellando ferite che sembravano perpetue. Ai 130 km all'ora, dalla parte superiore del baule dell'Audi A7 Sportback, fuoriesce un piccolo spoiler per dare maggiore stabilità all'auto, che rientra automaticamente appena si scende di velocità. Con il sistema Audi Select si sceglie fra 4 tipi di guida, con interventi dell'elettronica sulla risposta di cambio, sterzo, acceleratore e sospensioni adattive. Bisogna farci l'occhio per utilizzare bene tutti i tasti sparsi sulla console e sul volante Infiniti M. Il sistema di navigazione può contare su uno schermo da 8 pollici e su un hard disk di ben 30 GB. Il volante in pelle è riscaldato, i sedili anteriori hanno 10 regolazioni elettriche. Quando si viene a Vieste è d'obbligo una visita alla cattedrale. Noi la faremo tra poco, prima continuiamo insieme a guardare la Infiniti M. I suoi 495 cm si vedono tutti.